In occasione della giornata per la diffusione cultura nelle scuole è stato così studiato, elaborato un progetto che coinvolge due ricercatori. Ilaria Balostino, ci racconti intanto chi è e che cosa così racconterà agli studenti? Che è un po' sconosciuta e la scusa è stata il Pigre Day che è caduto ieri. Giovani di trasmettere che c'è anche questa opportunità lavorativa che è appassionante. Allora, la vita dei ricercatori non è così semplice, noi sappiamo che ce ne sono molti che vanno all'estero proprio perché l'Italia non offre tutte queste possibilità, ma qualcuna c'è. Esatto, noi, io sono Giulio, invece lavoro a Ferrara con Ilaria anche, e noi abbiamo fatto un periodo all'estero, quindi siamo anche di quelli che sono riusciti a uscire, adesso stiamo rientrando. E sì, l'opportunità di lavorare in Italia c'è l'ente di ricerca che finanzia, prendo il microfono se vuole, tutte le attività del nostro lavoro, un ente nazionale pubblico, si chiama Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e finanzia le nostre attività in giro per l'Italia e per il mondo. Buongiorno, io sono l'avvocato Garbellotto, sono delegata alla formazione per il Consiglio dell'Ordine e diciamo ho un po' la maternità di questo progetto che è stato creato diciamo in collaborazione con la Olli, che è una fondazione molto importante sul biellese che opera nella scuola e che ha accolto subito la nostra idea. L'idea è quella di creare un progetto molto più articolato che quest'anno a causa del Covid abbiamo dovuto ridurre e che ha avuto questa giornata sperimentale alla San Francesco che è stata la prima scuola ad accoglierla ma poi sarà insomma sviluppato. Si tratta di un progetto insieme di legalità e di cultura, di diffusione della legalità e della cultura che ha cominciato con questo compleanno del Pi Greco che abbiamo organizzato in collaborazione anche con l'assessorato alla scuola e con l'assessore Gabriella Bessone che ringraziamo tantissimo per l'attenzione, per insomma, il supporto e quindi abbiamo deciso di cominciare con questa attività scientifica invitando questi scienziati che la Fondazione Olli ha diciamo, reperito per noi. Sì, devo dire che purtroppo per quanto riguarda il Covid non siamo riusciti a rispettare tutto il programma, ma l'Ordine degli Avvocati ha fatto un programmino insieme alla Fondazione Olli che era veramente fuori dal comune, dalle solite date della legalità, quindi speriamo che il prossimo anno riusciamo a rispettare tutte le date. Quello del Pi Greco è stato l'unico che siamo riusciti a mantenere e devo dire che la partecipazione dei ragazzi è stata tantissima proprio perché è una giornata diversa dalle altre e che comunque sia è buono insegnare in modi diversi, magari avvicinarsi a quello che è la scienza, la matematica e quant'altro. Quindi io ringrazio sempre la nostra dirigente Monica Pisu che puntualmente abbraccia tutti i progetti che vengono comunque presentati a favore dei nostri ragazzi nelle loro classi.